7 alimenti per prevenire i tumori. L'IRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ci ricorda che uno stile di vita sano, attività fisica e alimentazione corretta sono i pilastri della salute e del benessere. Ma come fa il cibo ad aiutare a combattere il cancro? Scopriamolo insieme. Mangiare in modo corretto fornisce le molteplici sostanze attive di cui ha bisogno l'organismo. Sembra che alcuni principi attivi possano bloccare i tumori fin dalle fasi precoci. Studi dimostrano che alcuni composti chimici naturali rallentano la crescita delle cellule tumorali. Altri composti facilitano un fenomeno naturale detto apoptosi, il suicidio programmato delle cellule messo in moto dal corpo per proteggersi. Le cellule cancerogene sono quelle che sfuggono al meccanismo. Inoltre, alcuni fitochimici di origine naturale bloccano l'azione dei vasi sanguigni in prossimità dei tumori. Questa proprietà si chiama anti-angiogenesi e rende difficile ingrandimento e nutrimento dei tumori. Certi alimenti agiscono favorevolmente sul microambiente, cioè lo stato generale di benessere dell'organismo e delle cellule in relazione al sistema immunitario. Questo rende difficile la creazione di un ambiente idoneo alla proliferazione delle cellule tumorali. Quali sono i cibi migliori? Iniziamo! 1. Alghe. I principi attivi delle alghe sono le fucoxantine e il fucoidano che indurrebbero l'apoptosi, ovvero la morte programmata delle cellule maligne. È stato dimostrato che stimolano la risposta immunitaria contro i tumori. 2. Pomodoro. Il licopene, il pigmento responsabile del colore rosso dei pomodori, è un potente antiossidante e una molecola che può essere efficace nella prevenzione del cancro, per esempio alla prostata. 3. Spezie. Curcuma e zenzero hanno proprietà antinfiammatorie. Le infiammazioni giocano un ruolo fondamentale nella genesi di alcuni tumori e sembrano facilitare l'apoptosi e la distruzione delle cellule mutate. 4. Probiotici. I probiotici sono i batteri amici che vivono nel tratto intestinale. Mantengono un corretto ambiente interno, controllando infiammazioni e infezioni. Il sistema immunitario funziona sicuramente meglio. 5. Frutti di bosco, more, mirtilli, ribes, ma soprattutto lamponi e fragole sono ricchi di acido ellagico, un antiossidante che protegge il DNA cellulare dalle mutazioni, impedendo alle sostanze tumorali di reagire. 6. Cavoli. Studi dimostrano che consumando 5 porzioni di cavoli alla settimana si dimezza il rischio di cancro a vescica e seno. Altri studi dimostrano effetti benefici su cancro a polmoni, colon, retto e prostata. C'è spazio anche per qualche dolcetto? Perché no? Eccoti accontentata. 7. Cioccolato. Il cioccolato fondente è ricchissimo di polifenoli. Un quadratino ne contiene il doppio di un bicchiere di vino rosso. Una tazza di cioccolata calda contiene moltissimi antiossidanti, sostanze in grado di neutralizzare i radicali liberi e i loro effetti. Oggi come oggi, difficilmente riusciamo ad assumere ogni giorno tutta la quantità di principi attivi che viene utilizzata negli studi e nelle sperimentazioni in laboratorio. Un'ottima soluzione è bere i principi attivi attraverso estratti concentrati di frutta e verdura. Nel mio canale trovi moltissimi trucchi e ricette per mangiare sano e assumere tutti i nutrienti. Per vedere tutti i video, iscriviti al canale, è semplice, basta un click, così vivi consapevole in armonia con la natura. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!